Pronti, si parte, assaggi di vini Pochino Express. Assaggi di vini è arrivato qui a Bangkok, mita anche la città degli angeli. Venite con noi, assaggi di vini Pochino Express. That's why I'm leaving you for the moment. You for the moment, boy blue. Yeah, you. You fall it hard, show me. I'm feeling hot to touch. You say miss me, you say I miss you so much. But something keeps me real quiet. I'm alive, I'm a lush. Your love, your love. I can see my baby. Bangkok si riposa anche qui, nel parco attorno ai palazzi governativi, di fianco alla strada degli Amuleti, un po' di relax, in espresso. Tipo sei qua? Sei 9 anni? 7 anni? 7 anni. 7 anni mi dice, poi mi 6 marzo. Un attimo, 7. 6 marzo 2007. Io ho sempre abitato a Viserbio, sei pratico di Viserba? Sì, come no. Io ho aperto la Barracuda. È Barracuda? Sì. Ma vai a vedere. Abbiamo aperto io e Ronnie, adesso Ronnie gestisce il bowling dentro al... il bowling a Poggio Berni. Sono andato a lavorare al Dune. Al Dune, sì. Al Dune di Marina Grande. Esatto. Io l'ho gestito per 3 anni. E poi, quando sì. Era all'inizio proprio. Sono stati gli unici anni che ha funzionato qualcosa. È vero. Dopo esatto. In tilt. Ma hai scelto Bangkok perché? No, dopo, quando io avevo il Barracuda, avevo un pizzaiolo che si chiamava Sergio Forte, che veniva spesso in Thailandia e lui è venuto qua e ha fatto fortuna. Esatto, mi diceva. E ha continuato a chiamarmi, vieni qua che c'ho sto progetto, certo. Vieni qua che c'ho sto progetto, così se vieni te faccio lui c'è questo. Ancora? Lui c'è ancora, sì, lui c'è ancora. E cosa è successo? Che niente, ho detto va bene. Veramente gli ho sempre detto di no, ma per anni. Fa sempre così. No. E poi una mattina, guarda, mi ricordo benissimo, era agosto, era tipo le 7:20, 7:30, quella dei cappuccini. Doveva fare i cappuccini, non era arrivato. C'era questa bella fighetta che era una mezza tossica, bravissima, da caffetteria era una bomba, però. Ogni tanto, partiva, veniva a lavorare. E allora quel giorno mi suona il telefono, vedo che era lui dalla Thailandia, oh Sergio, fa l'ora? Vengo. Sai che cosa dice? Devo stare qui a stare dietro sta stronza. Vengo. E niente, gli ho promesso che sarei venuto a vedere. Esatto. Sono stato qui tutto il mese di novembre e ho detto, sì, scusate, perché ho visto che è una roba diversa, un'altra realtà. Qui cosa succede? Qui non hai tutte le stronzate dietro che ti impegnano tasse eccetera eccetera. Qui lavori per gestire il ristorante, come si faceva una volta da lì. Ah, okay. Capito? Le tue energie sono lì. Come quantità di persone siamo lì.
pranzo e cena. Come fatturato ovviamente la sera. È più alto, cioè, è chiaro. Sì. Abbiamo un set lunch. Abbiamo un set lunch 2,90, 3,90, 4,90. Okay. Ah, okay. E dopo c'hai service charge e vietti. Ah, quindi proprio anche un pacchetto, il famoso pacchetto offerto essenzialmente. Sì. Mangi. Quando, mi scocciava un po', perché non è nella nostra mentalità. Nella mia non c'è. Però poi invece quando entri nella mentalità di un, che non è una cosa, è una necessità, perché tu lavori più vicino. Certo. Dopo ti faccio vedere il menù. Menù 2,90, quanto sono? 2,90 più fa 7-8 euro, sì. Io non pensare che ti do da mangiare chissà cosa. C'hai un'insalata mista, sì. C'hai una cotoletta alla milanese di pollo col purè, c'hai le soglie, ma sono sogliole locali, capito? E poi dopo 3,90, 4,90, quello da 4,90 c'era anche la burrata, magari non uso questa qui, che è quella che questa qui mi costa 1200 baht al chilo, se ne un'altra da 800 baht al chilo, però piano piano siamo riusciti a costruire, ma durante il lunch fai tanta gente alla carta, cioè vendi le aragoste, le vendi anche a mezzogiorno, sai quanta gente, tipo Maurizio, noi partiamo sempre, spesso pensiamo che il limite sia il denaro, per noi, per loro la fantasia, capito, che è diverso, un 50%, facciamo il 20% dei clienti che vengono qui dentro, il limite è la fantasia. Okay. La gente che arriva, c'è cioè, un cliente Kunyu, prende la roba, prende la lista dei vini e prende una bottiglia di prima, seconda e la terza. È costoso, capisci? Cioè, Tignanello, Via del Tasso, Barolo d'Agromisti, okay. Perché? A volte perché non hanno il knowledge. Ok. A volte invece perché si fidano. Ok. Capito? Io mi sento un po'. Ti lasciamo consigliare? Sì, assolutamente sì. Io mi sento il garante. Il garante, sì. Sono sempre sentito il garante. Sì, cioè, sì. Tu prendi il menu, lo apri, what's best? What's the best? What's you can say? Ok, close your eye and put your finger per la serie. Qui non ti frego su niente. Te prendi quello che vuoi, e alla fine qui troverai qualità, prezzo e ti ricorderai di quello, esatto, che mangiato. Nei vini, che trend maggiore hai? I vini è un problema. Il vino è un problema perché i vini sono hanno delle tasse altissime. Sì. In Thailandia è un problema grosso. E in dicembre. Perché i tassi sono qualcosa che loro non hanno, non voglio dire, cioè, tassano una cosa che loro non hanno, voglio dire. Il problema è che i proprietari della Thailandia vendono la birra. Ah, ok. Le persone più ricche della Thailandia sono la Singa Beer, la Chang e la Red Bull. Lo farei anch'io. Chiaro. Io prima il vino da cucinare, 5 litri, lo pagavo 650 baht. Ok, sono 10-12 euro. Adesso 2 litri lo pago 850 baht. Ah, solo 2 litri? Lo pago, quindi è cresciuto di più del doppio. Io ho un parametro 2.2 fino a 700 baht, poi faccio 2, poi faccio più su vado 1.8. Okay. Sui vini costosi, un vino che ti vendo a 200-300 euro, ci guadagno 50 euro. Ora, in teoria sei in cucina. Ovunque. No, allora io, sai cos'è? Tanti segreti te li vuoi tenere per te. Certo. Devo mantenere l'impasto della pizza è mio. È già due volte che provano a portarmi via il pizzaiolo. Capito? E lui gli dice, non so fare l'impasto con lui. Quindi cioè tu mi rubi chi? Uno che sta nelle piste puoi trovare quanti ne vuoi, ma uno che sa l'impasto non lo sai. Capito? Io faccio veramente. Questa cosa è rivoluzionaria. Esatto. Io sono convinto, ma non è una mia opinione, che la mia è la pizza. Non voglio dire la più buona, perché sai, il buono è soggettivo. Soggettivo, ok. La più particolare, la più lavorata, capito? Io 3 grammi di lievito per litro d'acqua, qui fanno le piste, ci mettono 20 grammi di lievito per litro d'acqua, te vai a casa, hai mangiato la pista, non dormi mica. Le stagioni sì, segui la cose. La polenta con Iusei? No, è diverso. Non è esatto. Che segui la stagione perché il esatto. Clima è più caldo o più freddo, perché alla fine è sempre caldo. Esatto. Infatti. Segui la stagione dei prodotti che ci sono dall'Italia. Okay. Capito, adesso non so quando cominciano ad esserci pomodori buoni, faccio la bruschetta col pomodoro, ma faccio. Ah, quindi c'è una stagionalità. Non faccio la bruschettina col pomodoro, faccio
o il sourdough o prendo la ciabatta e poi prendo i pomodori, quelli, cioè io li pago 12-13 euro al chilo i pomodori, capito? Quindi è basato, sì, a Natale lo faccio il mio menù col bollito, ma non sono quello, ci sono quelle macchiate. Quello che ho sempre pensato è non troverai mai un modo per portare 100 persone qui. Quindi devi trovare 100 modi per portare una persona. E tra le chiavi del successo, perché lavoriamo molto molto bene, tra le chiavi del successo c'è stato che io cerco la gente che abita qui vicino. Noi siamo la seconda casa. C'avevi un manager? C'avevo un manager che alla fine litigava con tutti i clienti. Davvero? Era un'eredità che mi ero preso dalla gestione precedente. Ancora prima avevo sta ragazza bravissima, sveglissima, efficientissima, che però era una macchina, una cagna con l'altro staff, non andava d'accordo con nessuno. Cosa che i Thai hanno un livello di istruzione molto basso, quelli che vengono a fare questi lavori, sì. Quelli che ha fatto l'università non so, però quando hanno preso queste posizioni di potere non li sa gestire, padroni. Invece non puoi essere padre padrone, puoi gestire il gruppo, esatto, puoi farlo funzionare, cioè, esatto. Cioè, le bestie nascono tutte a erba, ok, e poi dopo quando gli vogliono dare il valore le nutrono a in cambio tipo di alimentazione, grano. Fanno il, noi era il pastone, no? Il pastone. Quando facevi l'avena per il cavallo, certo, col grano, certo. Quelle cose lì. E vengono fuori queste cose qui che sono meravigliose. Quindi io, è più sano questo pezzo di carne, che nonostante tutto consumerà 10 miliardi di litri d'acqua per creare quella bestia, l'erba, di verdure, eccetera, eccetera. Sana questo, che è il branzino francese che ho io importato da. Cosa fai? Hong Kong? No, io a Hong Kong sono consulente con un'azienda grossa italiana. Uh-huh. Facciamo macchine per il farmaceutico, fanno medicina. E come stai? Com'è la vita a stare fuori? Adesso lo chiedo tutto in tutto, perché alla fine. E io l'ho fatta la vita fuori, quindi lo so. No, fuori dipende, se hai voglia di correre, di macinare, va bene. Okay. Perché non è come in Italia, no? Certo. Sai che in Italia si ha un po' di problemi. No, però sì, no, si sta bene, si sta bene. Poi Hong Kong è la New York dell'Asia, no? Sì, no, si sta bene. Sì, sono stato. Oh, prima o poi vengo. Vieni, te l'ho detto. Sì, ma tu vieni. Guarda che è bella. Casa mia, vai con tuo figlio. A Disneyland con tuo figlio ci vai in canotto, Dio buono. Te sei esperto, sai dirmi. Userò il tuo muscolo. Ti voglio vedere con vivo la top, la bandiera dell'Italia. C'è una penisola di Nosa 2, ma qui vengono bagnati da un mare diverso a distanza di 40 millimetri.